Addio, Genoveffa. Tutto è finito! Devo testimoniare che come una scelta fretta che quando è successa una cosa. Il vostro turno, andate. Sì, è successa una cosa e una scelta fretta. Andate, via. Allora io aspetto. Per favore, allora io signore, se la porti, aspetta, vada via. Presidente. Sì, signore. Oh, buttalo indietro, che il prato è mezz'ora che è qua. Avanti, va, buttalo indietro. Levatevi i cappelli. Sì. A coppola. A berretta. Oh, a spuzzetta, a zandirro. Sì, signore, ve la dovete levare. E tu vuoi di Mongioffi? Dunque, è introdotta la causa Masillara Frastinella. Le parti ci sono? Sì, signore. Fate la chiama dei testimoni. Sì, Messer Rapa! Presente! Ero primo, ero. E sarete otto, ma avanti, sedete. Francesca Stongiti. Presente. Giuseppa Caillazza. Non c'è. Violante Sparapaolo. Presente. Tutte presenti, tranne una. Giovanni Masillara. Quasi. Alzatevi e venite. Devo venire là. Sì, seduto là. E non vanno a casa, non che diventa cito, eh? Beh, cos'è che non va? Nuova scienza, siccome l'ultima volta c'era un chiodo e mi sono consumato, non vorrebbe. Assettate, non fate tanto. È un cliente assiduo quello, hai capito? Allora, voi siete accusato di aver ferito con arma da punta e taglio all'addome il nominato Natale Fraschinella. Io? Confessate, vero? Ma quale confessare, coscienza? Se io ancora non ho aperto manco un becco. E allora discolpatevi. Che sa, vossignoria, se ci permette, fu l'omenata di certe sperronazze d'ome quattere, perché mi volano male. Ma cosa dite, cosa c'entra la limonata? Che sicuro che c'entra, coscienza, come non c'entra? Perché se non era per questa l'omenata, a quest'ora modestamente io non mi sarebbe trovato qua dentro, no? No, ma questa circostanza della limonata mi giunge nuova. Voi non l'avete accennata qua nel vostro interrogatorio, la limonata? Signore, non ne sappiamo sentire più. Voscenza per l'omenata, che cosa è che intende? La bibita. E dopo io sbaglio, vero vossignoria? Perché non è che è bevita, è tacca, vai a manco. Tacca! Sì, signore. Un'altra definizione ostrogota. Signor pretore, se mi consente. Consento. L'accusato si esprime con degli idiotismi. Sì. Tacca vuol dire macchia. E illuminata non significa limonata, bensì nominata.
calunnia. Ecco. Grazie, chiarissimo avvocato. Prego, chiarissimo. Oh, dunque, adesso se voi saltate fuori con la calunnia, ma allora il colpo di coltello al Fraschinella chi l'ha inferto? Lo Spirito Santo, eh? Detto de primo coppo pare che ce l'avesse dato io, ma Vostra Signoria me lo insegna, non è che bisogna credere alle apparenze, no? Quali apparenze? Certo, Voscenza, perché vede, signor Pretore, la cosa, insomma, bisogna ragionarla. Il fatto, signor Pretore, si è svolto di questa seguente, vengo e mi spiego. Dunque, nell'atto del ragionamento che io facevo con questo Natale Fraschinetta, siccome avevo un poco di fame, mi stavo munnando un cetriolo, eccellenza, e necessariamente avevo per le mani un piccolo cinquesotte, ovvero sia una specie di temperino, un cottellino, eccellenza. Lungo 12 centimetri. Modestamente. A questo punto si rappresenta questo signore con una imponenza, vieni e mi fa, dice, tirate carogna, a mia. Mi ha detto e fatto, spammavo un lecca sapone e si fatto per darmi una coppa all'angelina. Io naturalmente per schifiare Milla che cosa faccio? Ci faccio un'inguardata e mi riparo con la manoritta, un innocentemente, signor pretore, c'era il cottellino, nico. Io, con già brivo che portava, mi viene incontro con la panza e zia! E se l'ha pigliato da se medesima, eccellenza. Ma schenazzo, come se la potesse pigliare, che so io, uno che casca sopra un ghiolo, sopra una lima o sopra un cingetto di cacciolaio sciaboroto per terra, al suolo, oh signoria. Io non ho capito niente. Cancelliere, voi avete scritto? Sì, signore. E allora traducete? Stavo sbucciando un cetriolo di 5 soldi quando fui investito da Angelina, per schifare la quale ho fatto un'inquartata e con l'abrivo è caduta sopra un chiodo ferendosi alla pancia per terra sul suolo. Ma chi? Ha nominato Angelina! No! Signor pretore, se mi consente. Consento. L'accusato nega... Sempre! ...di avere colpito di sua volontà. Questo signore. E asserisce invece che ha ferito il Fraschinella incidentalmente. Coscienza sì. Mentre questi lo investiva irato. E allora voi che cosa avete scritto? Correggete, andiamo via. Oh, ecco. Voi avete un avvocato? No, signore. Avvocato o Pappa Lanterna? Lucerna. Beh, Lanterna, Lucerna è la stessa cosa. Vuole difenderlo lei? Chi? Come piace al signor pretore. Un momento, signore Mesa, per me ne sentire, perché Giovanni Masellare non intende pagare avvocato. Babato voi, scemonito, l'erario paga. Ah, sì. E allora, dal momento che c'è questo benefattore, benché a me mi pare tanto che questo avvocato non fosse cosa. Silenzio! Introducete la teste... Francesca Stonchiti! E allora signor, se Voscenza mi permette, io muovo a settare una posta, se vuole ci posso fare bene a me compare a fio mangia mossa che rappresenta... Silenzio voi! E sedete! Francesca Stonchiti! Presente! Va, che fa? Leva delle piace! E fammi passare, ma sempre qui! Dalle mani, che c'è di? Avanti! Avanti! Come che mi potevo fare avanti se non cammetteravo la tutto cosa? E poi lo sapevo che diceva che ci pingeva la finza nei bottoni. Le faccia fare! Ma scherzò! Finitela con questo chiasso! Siete davanti alla giustizia, comportate come si deve e sedete, via! Coscienza per ragione, sì signora, ma a me magari mi deve compatire! Andiamo via, come vi chiamate?
Vitale, che bello Cristo, come mi chiamo. Come ora mi fece chiamare a voce alta Rezzo Cristiano, qua. Che brutto. Intendete? Come sono tornato stanotte? Rispondete a me, come vi chiamate? Cicca, signori, Cicca Stonchiti. Del Fu? Come? Del Fu? Non comprendo. Vostro padre è vivo o morto? Può essere, signore, è morto, ma non Fu. Capissa Pilla, buon'arma, profumava di gelsomini e di rose. E va bene, quando uno è morto si dice Fu. Vostra madre? Don Dobbeto, grazie. È morta anche lei, no? Ah! Oh, lo ferro! Ah, no? Un camposanto avvice a diventare a me pazzo. Me mangi è più viva di una testa di aglio. Ah, e come si chiama questa testa d'aglio? Concetta bella quasetta per parte del suo casato. Concetta in chi sbai per parte di suo marito. No, momento, poco fa avete detto che vostro marito si chiama Stonchiti. Adesso gli avete cambiato nome, eh? Non signora, me mangia, ha pigliato 3 mariti e in chi sbai è l'ultimo. Salute! E voi siete figlie del primo o del secondo letto? Chi è Carecia? Dico se siete figlie del primo o del secondo letto. Io sono figlia di mio padre e di mia madre. Uffa! Domando se siete figlie del vostro primo o secondo marito letto, lì. Ah, del primo marito, potevo sapere sentere. Coscienza parla del letto. Il letto sempre una è stato. Ah, perché io sai di 40 anni che a mia madre avevo sempre questo stesso letto. I mariti hanno cangiato, il letto mai. E dove siete nata? Al cortiglio della Liba, alla Civita. E quanti anni avete? Ho nato a tempo del colera, coscienza si faccia il conto. Ma che faccio il conto? Io faccio il conto? Che indicazione è questa? Cancelliere, scrivete. Danni 35. Chi è, Cariccio? E che tagliarasso? Che ti scrivi niente, bro? Ma se no mi arresta scritto, Marlene. Io per sapello ho nato a 15 di giugnetto e ho fatto appena 32 anni. Ah, ecco che lo sapete fare da voi il conto, vero? E perché facevate la gnorri? Qui? E voi senza più di questo può dire. Da quale gnore cocchiere? Alla vannara fa. Dunque, di anni 32 avete detto? Giurate? Per la muzza di mio padre, che c'entra? Non me ne ammuccio manco uno. Roba dell'occhio, manco. Santa pazienza, dite come dico io. Giuro di dire... Ah, comprendo. Giuro di dire... La verità, tutta la verità. Sì, Gesù, e chi c'è bisogno, eccellenza? Allora non mi conosci. Quando mai da questa bocca è nasciuta una menzogna? E poi a ere mi confessavo. Ripetete con me, la verità, nient'altro che la verità. Sì, signore. La verità tutt'altro della verità. Sedete là. Sedete là. Sedete là. Sedete là. No, sedete voi. No, sedete voi. Sedete voi. Assettate, mango. Che mi stonate. Se facete voce tutti io non ci capisco più niente. Io sono spratica di questi locali, come ve lo devo dire? A poco mi insegno. Sogno messa giusta qua. Frine. Scusa la spalla. Prego, le sue spalle sono uno specchio d'armadio. Alla buon'ora. Ricordatevi che la legge punisce severamente i testimoni reticenti e falsi. Dunque, raccontateci in brevi parole come avvenne la rissa nel lavatoio pubblico. Voi presente? La rissa! Padre, figlio e spirito santo! La riffa! Ma quale riffa? Coscienza ma non voi mato, eh! Il quartiere dove abito io, tutte le palle giochiamo al banco dell'otto! Perché siete strosendri, ignorante che non siete altro! Il signor pretore vuole sapere un fatto dai sierra, no? La serra, cos'è la serra? La lite! Ah, lasciare! E allora perché parlare il riff? Ci fu una pigliata di ignoranza stamattina, madre mia! Come è successo lasciare? Sì, signor! Ora ci conto uno de tutto, d'antifico. Devi sapere, eccellenza,
che ci siamo nella Civita la poco di gente onesta che abitiamo a Cortiglio della Liva. Come io mentemo, pura bella casetta, mini caciolla, uncetta cacaligna, sara pecora bianca. Tutta crema di Catania. E tanti altri genti onorati e travagliatori. Poi ci sono righi di sciarrere e micitare, svergognate per tutta la taglia, che fanno sempre perdere per l'affascinamento e magari sono stampate nel giornale dell'Erca e della Merca. Io non ho capito niente. Venite al fatto, possibilmente senza apprezzamenti. Non signora, ci stava apprezzamento, ma poi se n'è dovuto stornare, perché qua sente che non pagava più la misata della casa. Allora il padrone di notte e notte ci fece levare tutte le tegole e più meschino se ne fa stornare. Al posto so ci tornò un sutore bagliolo che giocava a figlia Vaddarosa. Vaddarosa cos'è? Erria! Strozzata! Ho capito, ho capito. Dai, venite al fatto, via, andiamo. O quali canuauci femmine oneste e travagliatore, eccellenza, portiamo il signo nelle mani. Visti su calli, eccellenza, calli. Calli, e calli. Quando nelle mani ci sono i calli, vuol dire che la gente è onorata e travagliatora. E non mai come a taloni stellettose, tutte che ne dicono le derrusciate di gnocchi, e poi non hanno che mangiare. Vabbè, torni a mare. Abbreviamo, abbreviamo, cancelliere, avete scritto? Sì, signore. Allora leggete, ecco. Sono donna onesta coi calli, non dilettosa, ovvero sia dilettante. Scancialire, in italiano cambia valute. Cocciondole cruciate, abitante in via mandorle a mare. Ha detto precisamente così? Testualmente, non ho fatto altro che tradurre alla lettera, io. Dunque, buona donna, continuate. Allora, come ci dicevo, quella giornata due di noi onorate travagliatore, ossia io e pure Ganciminessa, n'avemo imposto la giuscia in testa e abbiamo andato alla fontana. Momento, cos'è la truscia? Che cos'è la giuscia? Sì. Voi senza che fa, non lo sa? No. Scherza. Come scherzo? Voglio sapere cos'è la truscia io. Ma che cosa deve essere? È tanto semplice. Magari se ci domanda un bambino di 2 anni ce lo sape dire. Dunque, ecco com'è. Per caso che c'è una cristiana che cammina e c'ha una bella giuscia in testa. Dico giusto? Non lo so. Ma lo scienza per giusta legge può dire, ma che cosa è questa giuscia? Ecco. Vengo e mi spiego. Sì. La giuscia è una cosa che una mentemo la piglia in terra e se la pone in testa. Mi sa presentere? Poi si spone e lascia la giuscia. Dico giusto? Quindi la giuscia consiste di essere... Che cosa? E come ce l'hai manca la giuscia, sapevo scienza, ma che deve essere la giuscia? Ma che ignorante. La giuscia è... Eh? La giuscia! Signor pretore, se mi consente... Consento, consento. La truscia, secondo una etimologia greca che affonda le sue radici nel IV secolo AC. Salute. No! No, no! Avanti Cristo! AC. Avanti Cristo. La truscia, volgarmente detta appo le sicule lavandaie, e quell'involto con del bucato che portano in testa alla lavanderia o lavatorium che dir si voglia. Ma che è pazzo? Che cosa ci stanno occhiando? Zitta, zitto, ignorante che non siete altro, che è giusto, dici? Poi quello è un uomo di scienza e quando non sapevi più la lavatura... A così si dice, sciaccia e mangia e voglio ridere. Dunque, stonchi, proseguite.
Dunque, come ci diceva quel giorno, io e me comare che Anciminessa, fosso morto dall'avvocato in testa, abbiamo andato alla Saia. Un momento, cosa avete detto? La Saia, signora, la Saia. E cos'è la Saia? Non lo so. Signor pretore, se mi consente. Consento. Una minuzia. Se permette, le do io la definizione italiana della parola Saia. La Saia, dunque, secondo una etimologia greca che affonda le sue radici nel VI secolo. Acci. Ecco, avanti Cristo, la Saia dunque è quel piccolo ricettacolo d'acqua corrente ferma. Come? Stagnante. Ah, laddove le lavandaie inzuppano le masserizie domestiche fregandole sulla pietra lavica che le pulisce dalle sostanze estranee. Bravo! Giusto è come resti? Giusto. Benissimo, continuate, stompiti, continuate. Peggio, per sventura nostra, giù sopra le nuage cucina, quella malafimmina di concetta che è lazza. E dopo ci è avvenuto il fatto, perché nonostante canoace eravamo mesi più sotto e ci scendeva tutta quell'acqua sporca e fetosa della sorrobbazzi, per invidia che le nostre robe erano belle pulite, che fece sta vergognata? Afferrò una manciata di fango e la gettò nella Saia. E con quella peste non ne vorregò tutta la bella biancheria delle parrucciane. Cancelliere, se avete capito, scrivete. L'aca in lazza introduceva la peste nel bucato dei parrocchiani. No, guarda, scrivete così. Gettava nell'acqua della poltiglia. Fango. Poltiglia. Fango. Poltiglia. Fango. Io lo so come si dice. Quale bottiglia? Ma come volevo scienza, ma bottiglia. Allora, mentre noi eravamo tutte preoccupate con questo fango, tutte queste cose loro, arrivò Punna, l'afferrò per lo tuppo e la scicò terra terra. Tutta buona e benedetta. Se fossi io di voscenza, a Ida condannasse ai lavori forzati a vita. E non mai a suo poveretto, non so Giovanni, ma salva. Bravo, comare, c'è camera d'asso con masone, anzi, due. Silenzio voi! E voi continuate, via. Dunque, non aveva mai trovato. Giovanni, ma forse sto pupetto lo offre. Afferrò la gallazza per il tuppo e la trascinò per i capelli. Sì. Allora, come si sa che fa questa vipera invernale? Si leva una zoccola, reverendo Parranno, e ci nammisco un colpo in testa che ci fece un boom, lo fa! Boom! Che roba è bombo? Buono, cicca! Qua ce n'è un altro che non comprende. Oh, bombolo, signore! Un cricchimiddo! Un cravuncio, manco! Bumbolo, chicchimiglio, cravunco, ma che razza di parlare il vostro? Cribbio! No, cribbio, pitorciolo! Coscienza anziché di ridere, perché non ce lo spiega? Se mendiamo a Vossignoria, oppure a sto cristiano qua, ci lasciano correre una martellata in testa, che ne nasce un bumbolo, una melanciana, va? Vabbè. Cancelliere, scrivete melanzana, via. Con una cioccolata le produceva ferita la
c'era condusa alla bozza parietale denominata Petronciana, ossia Melenzana. No, 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 va bene, guarda, piuttosto scrivete una echimosi. Sì, signora, con la cremesi finita. Che è la cremesi? Alchemisi, il liquore, il liquore. Ho capito, allora una echimosi al liquore, mettete. Proseguite, via, proseguite, proseguite. A sto punto, signore, congiamene. Uzzo Natale fraschinedda, detto panza assa, marito ridda. Allora uzzo Giovanni, fratasso di Buddha, corri io batti fermi! Ma lì! Ma da questa comoda sta! Tutte cose ci stava contando! E uscirono un piano! Ah, uscirono al piano! Al largo! A disfida, insomma! Non, signore, se ne andava! Non faccio altro! Come non sapete altro? No, no! Voi sapete tutto e dovete parlare! No, no! Non faccio altro! Eccellenza, a capanna c'è Violante, che era presente e sape uno di tutto. Scienza su fa contare lì. Violante! 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 Vedi qua, Violante! Pronti, Violante! Rispondete, signor Platone! Che cosa è? Fate silenzio voi! Oh, voi siete voi la testa! E si interroga voi e dovete parlare! Dio, vieni che la pigliate! No, ma guarda, quello che era bene! No! Oh, ecco! Ho visto che hanno pigliato una cosa, ma in coscienza non ci saggio dire che cosa era! Ve lo dico io che cosa erano! Erano coltelli! Scansate, ne vero! La forza, chiamate! No, no, quale forza? Vieni! Erano coltelli. Chi tirò per primo? No, dopo non so c'è niente. Chi tirò per primo? Per mia padre non so c'è niente. Non tirò per primo. No, venite qui. Carabinieri! Chi tirò per primo? Non so. Chi tirò per primo? Ce lo dico in confidenza. Uzzo Giovanni Masellano. Ma che confidenza in confidenza? Dillo forte. È stato immaginato. Per detto, per detto, perché io con il regolo che non c'era più, me l'avevo andato, non so giù, per la mano, non so giù. Avanti, adesso potete andare, andate pure, via. Posso andare? Sì, andate. A casa c'è lì. No, Frine, non a casa, no. Ma voi dovete star qui perché pronta ad ogni evento. Il vento? Sempre schizzevole, voscenza. Ma che cosa mi deve fare a me il vento? Sogno tanta bella copetta io, d'estate e magari d'inverno. Va, coscienza benedica, mi saluto. E mi deve scusare se ci ho detto qualche parola a mamma Locchina. Mamma Locchina cos'è? Pungente. Ah, sì, essendo ignorante di legge, una cristiana non sa perché tu che vuoi fare. Facciamo le mani, va bene. Allora, proprio Giovanni, che niente ne vediate. Il signor Pretore qua è una persona buona e sconsiderata. Sono sconsiderato. Ma chi è sconsiderato? Ha voluto dire che non capisce niente. Chi? Lei. Io? C'è lui. Signor Pretore, sì. Mi sorge spontanea, benché tardi, ma sempre in tempo, una obiezione da fare all'accusato. O meglio, una constatazione del suo mendace. Il fraschinella, come poc'anzi ha detto, la peste stonchite, è soprannominato panzassa, che tradotto in italiano significa pancia bruciata. Il che vuol dire la denotazione assoluta della mancanza d'epa. Orbe, signor pretore, stando all'affermazione dell'accusato, come poteva quella parte del corpo umano del ferito essere così tanta appariscente e prospiciente da infilzarsi da se medesima? Cancelliere,
faccia il piacere di inserire questa mia profonda osservazione a verbale, ai posteri. Che squarcio, eh? L'inverosimiglianza della versione masillara sta in questo: che il ferito non poteva essere colpito alla pancia, stante che è difetta di questa parte del corpo, essendo incendiata. E va bruciata. No! All'archivio, all'archivio, e con urgenza, eh. Avanti, dunque, l'altro testimone. Messer Rapa! Presente! Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Bravo, avete fatto tutto da voi. Ma nessuno mi ha detto di giurare, no? Scusi, signor pretore, la preciosità, ma l'ho fatto per risparmiare tempo. Ma perché avete fretta? Sì, signor. Grazie, grazie. Presente! Presente. Perché c'è un'organizzazione di appiattamento contro taluni che hanno rubato del pollame e se le debbono andare a mangiare in comacca. Comacca, cos'è comacca? Tutti insieme. Ah. Sì, signore, a un diprezzo di piccarelli. Va bene, vi appiatterete dopo. Si tratta del mio dovere. E qui perché ci siete, per burla? Non è anche questo il vostro dovere? Va bene, basti, non si arrabbi, non si arrabbi. Mi affranca la sua parola. Dunque, il vostro nome? Micuccio Rapa, del Fusi Gismonti di Antonia Gatto, nativo a Bovolini in provincia di Riggio, quivi residente domiciliato, appuntato dalle guardie scelte, prossimo a vice brigadiere. Benissimo, giurate. Giuro di dire la verità, tutta la verità. No. Presente. Avete già giurato. Che devo dire? Dunque, sì. Cosa ne sapete voi della rissa al lavatoio pubblico tra Giovanni Masillara e Natale Fraschinella? Chi ne so, signor pretore? Uno di tutti. Uno di tutto, e ad ecco che ce lo racconto in due parole, succintamente e senza tanti preamboli. Mi posso sedere? Sedete. Grazie. Prego. Dunque, mente per me. Quel giorno ero di servizio in via Gasometro e dopo averla pedinata per un bel po' su e giù... Avete pedinato via Gasometro? Sì, signore. Mi avevo messo sotto un fanale di piantagione. Avete piantato un fanale, avanti. Quando ad un tratto intese un piccolo rumore di rissa donnesca. Onde pensai, queste due donne, con le loro voci acute, vogliono turbare la tranquillità della strada passante. Ma cosa c'è? Continuate, no? Non posso! Perché non potete? Perché c'è qualcuno che ride sopra la mia spalla! Io vorrei sapere che cosa c'è da ridere, ride andiamo, non apostrofate il pubblico! Prego il pubblico di astenersi da qualsiasi manifestazione! Continuate, Rapa! Tu! Mi avvicino all'uomo emanatore dei grilli e scopro due donne che si bastonavano tirandosi i capelli. Così perché tacete, eh? Ma signor pretore, non se ne è accorto che io al pubblico ci faccio odore di beccamotto? Che cosa c'è da dire? Ripeto al pubblico di non fare manifestazioni di sorte in quest'aula, altrimenti farò sgomberare. Vedrete che adesso non griderà più nessuno. Voglio spirare! No! Sì! Allora spirate! Tu, una delle due rissaiole, ad un dato momento, che cosa fa? Si leva uno zoccolo del piede e ci immisca un colpo nella testa dell'altra, procurandogli una ferita lacera e poi condusa alla coticarmi. A questo punto allora io vi ho visto pezzo e ho cercato di andare a chiamare il mio collega di pattuglia messerana. E difatti ho fuggito, che io modestamente, signor pretore, per fuggire sono stato sempre l'unico. E poi? No, e poi, se lei non può stare il pubblico zitto, io non parlo più. Ritargo Isca, prego! E non ballate il fandango! Oh! Silenzio, signori, per la terza volta silenzio! Continuate e senza preoccuparvi del rumore, via. Ma scusi, io non mi preoccuperei. Ma dal momento che mi vogliono prendere per inamovibile. Inamovibile? Perfesso. Chi? Lui. Ah, vabbè. Dunque, dove era arrivato? Mente per me, perché mi fanno scordare i cose. Dunque, allora io ho fuggito per raggiungere il mio compagno. Ma siccome non c'era, mi sono armato. Ah, armato! Di coraggio civile. E sono tornato solo sul luogo del disastro. E torna prete e soffi. Ma che cosa c'è da ridere? Senti come un
l'ho detto di non la posso fare subito. Ma scusi, dal momento che mi scippano dei vomiti, io posso. Fate male, non la postrapate. Non la posso? No. Posso scendere? Sì. Presente. Vi vedo. Tu, allora vi avvicino a quel posto. E non ho trovato più le due donne che si pinnavano, ma ho trovato al posto delle donne due uomini. E uno di questo era il Masillaccio. Sparazzo, caroe! Non ti allanzare, caroe! Non ti lanciare! Non ti lanciare! Ma lanciare! Sì, sì, che aveva uscito un 5 soldi e guardava il suo nemico come un gatto mammone. Come? Come un gatto mammone. Cos'è? Come un gatto mammone. Ma quanti gatti mammone avete? No, era un solo gatto mammone. E allora, perché? Che c'è? Cos'è? Non sapete che cos'è il gatto mammone? No. Non sanno che cos'è il gatto? Il gatto mammone! Venite, è un gatto che fa. No, faccia! Io voglio sapere cosa sono i 5 soldi io! Che i 5 soldi! Vengo e mi spiego che cosa sono i 5 soldi! Prego, signore! Mi lasci lavorare, signore! Oh! I 5 soldi è un coltello di 12 centimetri, il quale è sempre 3 centimetri più lungo e costa 5 soldi! 2,7 soldi, ne vuole qualcuno? 2,7 soldi, prego signore, chi vuole un coltello? Ma che facciamo? 5 soldi! Bravo, brava! Presente! Facendo Napa, a che serve? A che cosa serve? Serve per esempio questo, per questo coltellino serve per annettare le pipe, le unghie quando sono sporche. Sono sporche. Per sbruciatore di frutta e altre motive, risse e ammazzatine. Oh, ho capito. Allora continuate, via. Visti che la cosa poteva finire a schifino, cominciai a gridargli sopra il parapetto. Alto là, fermi, non ti allanzare. Ma che questo manicordo che fa? Con un coltello nelle mani ci fa una perpendicolare in direzione dello stomaco, lasciando il fraschinella decaduta a terra con la faccia levante e le piedi a ponente. E voi che cosa ci stavate a fare lì? Vengo e mi spiego. Che c'è? Ma che c'è? Che parte? Che parte? C'è il ferito! Ah, scavalcato il ferito! Allora per prima cosa io che ho fatto? Ho visto il ferito supino a faccia sotto che emanava dei lamenti e gridava ai 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 mamma zo, mentre questo manicordo scappava. Allora io che faccio? Impugno la rivoltella, ci sbarro il passo e ci dico: fermati, ma non ti ammazzare, se no ci dissi ti lascio andare due alivi niuri. Cosa sono gli alivi? Alivi niuri. Alivi niuri o cosa? Non sa che cosa sono gli alivi niuri? No. Vengo e mi spiego. Ci sono gli alivi bianchi e gli alivi neri. Questi sono quelli con l'osso che fanno più coso, più... Sì. Lascerano. No, si fanno più buchi. Sì. Allora ci disse, fermati Marcacco, se no ti riduco il colpo come uno scolabrodo. Ui no, via. Un rumore in consulta. Cancelliere, a verbale. Niente. Allora a questo punto io che cosa faccio? Ci faccio una perquisizione domiciliare in tutto il corpo? E che cosa ci ha trovato? Cosa? Che ci pare il gatto mammone? No! Spingo e mi spiego. Ci ho trovato una licca sapone! Sperronazzo in faccia! Sperronazzo! Oh! Via la lavarda da lì! Andiamo, datela qua! Ai! Non c'è altro! Non ci sarebbe altro! Ma dal momento che questo individuo inveisce con parole oscene, allora ci dico che c'è la continuazione. Che mentre lo introducevo nelle carceri di Sant'Agostino, ha incognato la soprannominata Francesca Stonchiti e ci ha ballato nell'orecchia di lui. Dopodiché io coraggiosamente li ho scocchiati. Presente! E c'è altro? Niente, presente! Ah, meno male, non c'è altro. Allora, cancelliere. Basta, chiudiamo, no? Ah, mette la sentenza. Via! Senta, signor pretore, io ci vorrei avanzare una stanza. No, io sto in albergo. Ma... No,
un'istanza. Ah, non una stanza, quelle con la cucina, una stanza. No, vabbè, abbiamo capito. Dico, in tutto questo catunio, questa confusione, io ci stavo risicando la mia vita civile, è giusto. Ora, né un aumento di paga, va bene, e lasciamo andare. Né una gratificazione, e lasciamo andare pure. Sì. Ma dico a mia Icellini, da contravenzione, del coltello, chi me li devi dare? Ma cosa c'è? Perché non vengo? Momento! Cosa c'entra il pretore con la contravenzione? Avanti, rivolgetevi alla vostra amministrazione, potete andare! Ah! Corpo di mio nono vestuto in grande nota! Tutti con il guardio! Ma se qualche volta mi salto il ghiribizzo, mi spoglio di questa carriera che indosso e formo una società anonima e dinamica. Società Guardie di Questura di Missionari, Società Socialistica Cinciale Italiana. Presente! Che dolore! Cancelliere? Leggete la deposizione di questa rapa, del teste rapa. Trovandomi a pattugliare per via Gazzometro, mi ferì all'orecchio una rissa di lavandai che si bisticciavano fra loro donne. Mi avvicinai e si tiravano i capelli. Mi allontanai e la caillazza riceveva una cioccolata in testa. Corsi e trovai che il Masillara feriva il Fraschinella. Intimandogli la resa, arrestai il feritore dedito a leccare il sapone e gli fece la perquisizione a Sant'Agostino. Dopodiché frequentò la testa Stonchiti nell'orecchio, onde gli occhi visi. Oh, mi povero. Anche voi, cancelliere, scrivete in una maniera indegna. No, io traduco. Ah, sì. Signor pretore, traduco. Chiedo. Cosa chiedete? Sia richiamata la teste Stonchi. No. Sì, no. Perché? No. Dopo la deposizione del rapa, appare redicente, non avendo detta intera la verità. La difesa non ha niente da dire contro la richiesta del pubblico ministero, eh? Signor pretore, signor pubblico ministero, signor cancelliere, con il loro permesso farò una dettagliata dissertazione in merito alla richiesta del pubblico ministero e nell'interesse del mio cliente. La difesa si rimette. Bravo! Ah, voi asciugate il suo sudore, che silenzio è voi! Ma voi scienza, ma scusa, signor pretore, ma che avvocato merese! Che per se faccio parola che c'era bisogno di io! Caso mi avesse fatto difendere dei miei figli ognagni che faccio mese, ma avesse difenduto più meglio assai! Vi compatisco, ignorante! Ma che te penna, avvocato di cause perse! Sarebbe cosa di abbandonare la difesa! E meglio fosse, perché se mi ha difendito da così mi facete dire in galera, retturetto mi facete dire in galera! Silenzio! Silenzio! Voi! Silenzio tutti e due! Ecco, c'è! Si è introdotta ai noi la teste Stonchiti! Silenzio! Francesca Stonchiti! Ecco, Vicente! Vicente! E come si buttò sta entrata a me? A me ricominciasse con le mani! E sentite bene, Dunque, poco fa voi avete affermato di non aver visto ferire il Fraschinella. E che cosa ha detto? Menzogno ho detto. Parrebbe. Perché la guardia di città rapa asserisce invece che non soltanto voi foste presenti al fatto, ma il feritore, dopo consumato il misfatto, ebbe a parlarvi nell'orecchio. Ancora scottata, ecco. Sì signore, vero è il fatto dell'orecchio. Dunque, dite la verità che sarà meglio per voi. Sì, ma sapete chi fu? Che passò
stannoci vicino un su Giovanni schizzevolmente come la sola, tu te fare, metterò la ricchina così. Ah! Orecchino! Orecchino, come ha chiesto! Orecchino! Cazzatelo! A me l'orecchino d'oro! 25 carati! Oh, guarda, ci vuole una mente! La bevita mascolina, cazzile! Ma no, no, come ci rende? 25 carati, orantino! Ma questa che... sicuramente è stata violata. Ma che vi è chi mi lava discorso, discorso. Ma che vi hanno rubato? Mi è bagnata in la mia. Oh, rispondete. Oh, 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 rispondete al signor pretore. E state sangue voi, il mio buono, madame. Arettina voglio subito. Me la dovete tornare subito. L'agri tutte. Oh, oh, badate come parlate. Arettina. Arecchina e Menon, che è bella, Arecchina, Arecchina, questa fu violante, certo come la morte, perciò se ne scappò, che prova di questa che volete, se ne scappò, ma la fumosa che non conta, io qua sogno e non me ne scappate, prima di non me la via, da sciacquare la bocca, perché non è sta mia, è caruccia, la Arecchina mangia, nessuno si deve muovere, fermi, si è perduto un orecchino.